Ciao a tutte ragazze, bentornate in un nuovo video. Oggi video firmato la Fan Professionnelle. Vi voglio presentare la collezione che è stata già presentata ieri sulla pagina ufficiale La Fan Professionnelle su Facebook. Oggi invece sono qui a mostrarvela nel dettaglio. Se vi fa piacere, vi farò vedere anche alcune chicche per l'estate e un'altra piccola novità che ha lanciato ieri la Fan Professionnelle. Ma non portiamola alla lunga. La nuova collezione si chiama Sail Away. Questi qui sono i colori della collezione che adesso vi farò vedere dal vivo. Abbiamo sei colorazioni di colore. Eccola qua, questo Sunlight Kiss che è un giallo glitter semicoprente. Eccolo qua, io li ho già stesi ed è l'H278. Bellissimo, io l'ho utilizzato per le mie manine, anzi, una volta finito di vedere i colori in anteprima, e fatti vedere sbocciati, mettete pausa e secondo voi qual è il colore che ho utilizzato per le mie unghiette? Fatemelo sapere giù nei commenti, poi alla fine ve le svelerò. Ho fatto ovviamente solo questa manina perché non ho avuto il tempo materiale di fare anche l'altra. Comunque, H278 Sunlight Kiss, giallo solare armonioso, come un risveglio baciato dal sole, raggi glitterati per l'inizio di un nuovo giorno. Bellissimo giallo, secondo me sarà uno di quei colori che utilizzerò parecchio, specialmente per i dettagli, proprio come ho fatto io, sulle mie unghiette. Ve lo faccio vedere dalla boccettina, anzi vi faccio vedere proprio la collezione. Eccola qua, bellissima, molto molto solare appunto. Vi swatcho, anzi ve lo faccio vedere perché è swatchato, ve l'ho già fatto vedere. Eccolo qua, molto molto bello. Lo trovo veramente particolare e poi con due passate risulta quasi praticamente quasi completamente coprente. Un'altra cosa importante è che comunque prima di utilizzarlo, magari al di sotto, anziché utilizzare un costruttore trasparente, utilizziamo un costruttore bianco oppure un costruttore rosato per rendere meglio ancora il colore. Poi H279 Soul Oxygen, che è questo bellissimo verde, sì, un salvia chiaro, leggero e delicato come un respiro, una nuance che diventa mantra di relax e benessere. Eccolo qui, bellissimo, a me piace un sacco, ve lo faccio vedere adesso dalla boccettina. Eccolo qua. Andiamo ad aprire insieme. Ovviamente sul packaging trovate il nome del prodotto e anche un piccolo swatches per riconoscerlo subito nel cassettino. Tutti i colori HD e super pigmentati li trovate con il bollino viola, infatti qui sul giallo non c'è perché è un colore semicoprente o comunque non è super pigmentato. Poi andiamo avanti con H280 Freedom Immersion, che è uno di quelli che mi piace di più in assoluto, blu acceso e profondo come il mare, una tinta che esalta la suavità delle onde in cui immergersi. Ve lo faccio vedere sbocciato, guardate che bello. Questo qui è ovviamente uno dei due preferiti di questa collezione perché ne ho due in particolare che mi piacciono un botto e poi gli altri uno più bello dell'altro, però questo è uno dei miei due preferiti. Bellissimo, bellissimo. Andiamo a vedere dalla boccettina. Eccolo qua. Bellissimo, davvero bello. Poi invece su Instagram vi porterò, o comunque non so se ve l'ho già caricato o meno, gli swatches dei colori, quindi trovate un reel con tutti i colori sbocciati. Poi abbiamo Sunset Harmony, che è un rosa acceso dolce e femminile come l'emozione di un tramonto, un colore che viaggia nel pensiero. Ve lo faccio vedere swatchato. Guardate che bello. Questo qui è bellissimo, bello bello davvero, mi piace un botto. Non ho una tonalità di rosa, di quella tonalità appunto, e quindi felicissima. Cioè, questa collezione ha un colore più bello dell'altro, sempre super pigmentato già alla prima passata.
Bellissimo, veramente veramente bella. Io sono estasiata da questa collezione. Poi abbiamo l'H282 che si chiama Hair of Love, ciclamino come la brezza che sa di amore, una tinta che evoca un romantico messaggio in bottiglia lasciato in acqua. Lo andiamo a vedere subito. Guardate che bello questo ciclamino. Guardate questo. È il secondo colore che mi piace per eccellenza. So già che andrà tantissimo, lo vedrete in tantissimi miei post su Instagram sicuramente, molte fotografie. E mi sa che non ve l'ho fatto vedere sbocciato. Vediamo un attimo. Eccolo qua. Bellissimo, veramente spettacolare. E adesso arriviamo a un colore fluo pazzesco. Bene, sì, perché è bello acceso ed è l'H283 Happiness Waves. Rosa fucsia fluo, glam e vivace come un momento di felicità, una tinta effetto wow. Bellissimo, anche questo super super pigmentato. Difficilmente troviamo dei fluo che hanno una coprenza così alta, quindi ragazze, non c'è neanche bisogno di mettere del bianco al di sotto. Questo qui è praticamente coprente alla prima passata, quindi colore top. Ve lo faccio vedere anche dalla bottiglietta. Eccolo qua, perfetto, è bellissimo. Allora, vi ricordo che se volete acquistare la confezione, ovviamente vi viene rivenduta e mandata a casa con la sua bellissima collezione, che è ovviamente spettacolare come sempre, come tutte le altre collezioni. Avrete i sei colori però al costo di 5, come sempre. Sicuramente ci saranno anche sconti sul sito se non avete magari la possibilità di prendere un prodotto in offerta. Potete sempre utilizzare il mio codice sconto che è Babina12. Con Babina12 avete diritto al 12% di sconto sui prodotti che non sono in offerta, tranne sui prodotti Shimax, mi raccomando. Quindi questi qui potete acquistarli singolarmente oppure 6 al prezzo di 5. Quindi questi qui, bellissima la collezione, come sempre si sono superati uno più bello dell'altro. Eccolo qui, eccoli qui. Super super belli. Allora, prima di andare avanti con le novità, appunto, voglio mostrarvi le unghiette che mi sono fatta. Non sono niente di estremo, niente di troppo lungo, sono una semplicissima mandorla, ma vabbè, comunque ora ve la svelo. Vediamo un po' che colore avrò fatto. Ebbene sì, li ho fatti praticamente tutti. Allora, qui ho applicato l'H 283, qui ho applicato l'H282, qui ho applicato l'H281, però ho fatto un decoro con H282 perché potete sapere che con questi colori che sono pigmentati possiamo tranquillamente andare a effettuare delle nail art, e al centro ci ho messo l'H278. Quindi H280 invece su anulare ho effettuato i fiorellini con l'H279, che è questo bellissimo menta. E questa qui è la mia nail art a questo giro. Quindi queste qui sono le unghiette, spero che vi piacciono, anzi fatemi sapere se volete magari un tutorial su come effettuare questa piccola nail art. Per fare l'effetto, questo qui zucchero però opaco, ho utilizzato la polvere acrilica, che è praticamente questa qui che sapete che io utilizzo sempre. Ma volendo potete effettuare dei decori con un colore paint senza dispersione, appunto, e poi andare a buttarci sopra dei glitter molto sottili per effetto zucchero. Mentre se utilizzate dei colori con dispersione, ahimè, dovete utilizzare poi questa qui, perché non rilascia poi dispersione, il disegno non va a rovinarsi, anzi diventa bello duro 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 duro. E niente, adesso passiamo avanti. Per
Poi, ieri sempre sul sito è uscita questa novità di decorazioni molto 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 estive, sono bellissime, ci sono ogni tipo di decorazione in due colorazioni, oro e argento. Qui abbiamo le piumette sia in oro che sia in argento che in oro. Poi abbiamo queste bellissime conchigliette. Sia in argento sempre che in oro, anzi facciamo così, ve le apro così magari si vedono anche meglio, super super imballate, molto bene, anzi potevo tranquillamente aprirle da qui, ma vabbè, come sempre facciamo caos. Eccole qua, si vedono molto meglio. Qui abbiamo altre conchigliette, queste questa volta sono quelle le tipo ostriche, ecco, sia in argento che in oro, altre bellissime, queste sono le mie preferite, sono quelle dove si dovrebbe sentire il rumore del mare, bellissime. Poi abbiamo sole, sia in argento che in oro, e poi abbiamo queste decorazioni triangolari che non ho ancora capito cosa potrebbero essere, ma sono molto carine. Allora, queste decorazioni sono in rilievo ovviamente, però vanno applicate con il gel colla. Sul sito di La Femme Professionnelle trovate anche il gel colla, qui purtroppo non ce l'ho disponibile. Con il gel colla potrete stare tranquille perché la decorazione in sé per sé non andrà via assolutamente. Sono bellissime, sono in rilievo ma non troppo. Diciamo che a chi piacciono le unghie strong, le unghie particolari, oppure adesso sono molto in voga le decorazioni con tanti. Con tantissimi strass, microperle. Ecco, questa qui è una soluzione, magari da abbinare a microperle o Swarovski. Secondo me sono spettacolari. E vi ricordo che potete utilizzarle con il gel colla. Piccolo refresh per quanto riguarda le lime presenti sul sito di La Femme Professionnelle, sono di tantissimi tipi, di alcuni tipi trovate anche i pacchi da 25. Sapete benissimo che quando vado a rifarmi le unghiette utilizzo solo esclusivamente queste lime perché le trovo, diciamo che quando la vado a lavorare su me stessa molto molto facilmente, come vi ho raccontato tante volte, riesco a tagliarmi in maniera veramente esagerata. Una cosa che ho notato di queste lime che come sapete ce le ho anche consumate, quindi adesso non voglio neanche, proviamo un attimo, vi faccio vedere, eccola qua, questa qui è la lima di La Femme, questa qui è la mia preferita, è tra quelle che adoro onestamente, poi hanno un'ottima flessibilità, o meglio sono abbastanza rigide, ma la cosa particolare di queste lime è che la parte laterale, quindi appuntita, non è appuntita abbastanza da tagliare, insomma. La grana è giusta, non è né troppo sottile né troppo spessa. Ci sono molte lime che, avendo la grana molto spessa, poi qui creano spessore, quindi tac, ci tagliamo, ecco. Quindi abbiamo diversi tipi di buffer, diversi tipi di lime, 100-100, 100-180, quindi a vostra scelta. E vi ripeto che con alcuni tipi di queste lime qua avete il pacco da 25 che ovviamente vi fa risparmiare un po' di soldini. Se non erro c'è sempre il 37% di sconto acquistando comunque il pacchettino. Ma adesso vi faccio vedere una cosa molto interessante che ho trovato veramente l'ideale per me per questa estate. Allora, ecco qui la mia salvezza. Allora, io non so se ve l'ho mai raccontato, ma credo di sì, perché io non sono solita fare il gel ai piedi. Anzi, ho sempre utilizzato uno smaltino che sia rosso che sia fucsia. Ecco, La Femme mi ha spedito i miei due colori preferiti, che sono praticamente un fucsia acceso e un rosso acceso. In questo caso ve li ho anche stesi per farvi vedere come sono praticamente riprodotti questi colori. Sono veramente molto simili tra di loro, infatti vedete il numero 4, eccolo qua, è uguale identico all'H177 che è un rosso per eccellenza, è il rosso per eccellenza diciamo anche di gamma sul sito di La Femme Professionnelle. E poi abbiamo questo bellissimo fucsia, eccolo qua, che è molto simile. Vi ricordo ovviamente che anche se acquistate i due colorini insieme, la variante o comunque la diversità può essere veramente molto molto minima.
cioè la somiglianza va dal 96 al 99% praticamente, quindi la differenza è veramente poca. E infine poi abbiamo anche il top coat. Vi devo dire qualcosina riguardo a questi colori, ovvero che ovviamente sono a base d'acqua, quindi non hanno quella puzza che ha di solito lo smalto che io odio. Non so se si può dire, ma non è una cosa che gradisco degli smalti, la puzza, anche perché poi iniziano a starnutire e mi dà abbastanza fastidio. Sono dei colori a base d'acqua, appunto, e hanno bisogno del calore corporeo per asciugarsi. Quindi io cosa vado a fare? Io l'ho già applicato sui miei piedini, ma evito di farveli vedere, ve li ho già fatti vedere su Instagram così di sfuggita mentre applicavo lo smalto. Cosa ho fatto? Sono andata a spingere indietro le cuticole, ho fatto la mia pedicure, diciamo che non è niente di che, ho semplicemente spostato indietro la pellicina e tagliata un po'. Sono andata con il Purify, eccolo qua, oppure possiamo anche andare a bafferare leggermente la superficie. Vado a passarci con un pad pulito il mio Purify, che è una sorta di cleaner che va a deidratare meglio l'unghia. E poi in due strati sottili possiamo andare ad applicare il nostro colore. Gli strati possono essere sottili, soprattutto perché sono dei colori veramente pigmentati. Scusate, è suonato il citofono. Allora, dicevo, va applicato un primo strato di prodotto fatto asciugare molto molto bene. Soprattutto non dovete applicare nessuna base al di sotto perché appunto il colore ha bisogno del calore corporeo per asciugarsi. Prima passata, io nel frattempo applicavo lo smalto all'altro piede, finché l'altro non si asciugava. Ho fatto una seconda passata, ho fatto asciugare bene anch'essa e poi sono andata con il mio top coat, sempre della stessa linea Evercolor. Cosa ho fatto? Ai piedini va applicato una sola volta, o meglio, va benissimo anche una sola volta, anche perché i piedi non hanno a che fare come le mani, diciamo, con detersivi e quant'altro. Mentre se lo applichiamo sulle mani dobbiamo stare attente comunque a sigillare bene le punte, ma soprattutto non possiamo utilizzarli su persone che hanno magari problematiche alle unghie e quindi devono avere comunque unghie belle resistenti in modo tale da avere una duratura del prodotto nel tempo. Ecco. Parlando di duratura, su unghie tranquillissime può durare anche fino a 10 giorni, mentre su unghiette un po' particolari potrebbe durare al massimo 3 giorni. Ricordiamoci che è comunque uno smalto normale. Però per un trattamento completo vengono venduti anche i kit insieme con i colori simili, quindi in questo caso il fucsia e il rosso. Possiamo applicare tranquillamente il fucsia semipermanente sulle mani facendo il nostro semipermanente classico, e poi i piedini applicare appunto per una facilità. Io, tipo che ho problemi di cervicale, preferisco andare di colore e via, di smalto. Ecco, in questo caso ho trovato la mia pace, quindi per me in questo momento l'Evercolor è al primo posto per l'estate. E niente, ragazze, questo è quanto. Io spero di non aver dimenticato nulla, di avervi detto tutto. Io spero soprattutto di avervi tenuto compagnia. Fatemi sapere se acquisterete la collezione, se vi sono interessati i prodottini che vi ho mostrato appena adesso. E seguitemi su Instagram se vi fa piacere. Vi invito anche a seguire la pagina e Instagram di La Fan Professionella. Magari vi lascio giù nell'info box tutti i link del brand. Iscrivetevi anche al gruppo di La Fan Professionelle, lì potrete avere le risposte a tutte le domande che volete. E io vi mando un grosso bacio e ci rivediamo al prossimo. Ciao!